Il Cittadella, prossimo avversario rossonero, Veneti a quota 3 in classifica, un punto solo più in alto di Mammarella e compagni. Nei riflessi filmati, l'ultimo confronto col Cittadella superato dal Crotone Alessio Scida, 3-1 il finale. Il tecnico Foscarini, a sorpresa rispetto alle indiscrezioni della vigilia, inserisce il ventenne Martignago dall'inizio. In avvio di gara sono proprio gli ospiti a rendersi subito vivi dalle parti di Concetti, passando in vantaggio al 29esimo con Di Carmine che in sospetta posizione irregolare si ritrova tu per tu con l'estremo calabrese e sigla l'1-0. Solo un'illusione, infatti il Crotone reagisce soprattutto nella ripresa, cambiando ritmo, aggredendo a tutto campo. Al 77esimo il neoentrato Pettinari non sbaglia, mette fuori gioco gli avversari e piazza la palla dove Cordas non può arrivare. Esordio in B, bagnato con la rete per il crotonese Doc. Passano 3 minuti e gli squali trovano il vantaggio. 1-2 Pettinari Khalil e il brasiliano con estrema freddezza mette alle spalle ancora di Cordas. Foscarini si gioca il tutto per tutto facendo entrare Perna e Vito Francesco per ciance di Roberto, ma la formazione veneta non crea più pericoli alla retroguardia di casa. Il tris è questione di minuti. Al 93esimo Gabbioneta prende palla nella propria area e si fa tutto il campo palla al piede superando gli avversari e depositando in rete un gol da antologia. Il Crotone vince e fa divertire il pubblico presente allo Scida e per il Cittadella adesso l'esame Lanciano, con i rossoneri che hanno tanta voglia di centrare il primo successo stagionale. Hai visto mai questo l'avversario?